Buona serata a tutti, un benvenuto a nome della nostra carissima madre Zelia, superiora generale della nostra famiglia delle figlie di San Camillo. E vi diamo il benvenuto in questa casa che custodisce le spoglie mortali di Santa Giuseppina Vannini e del Beato Luigi Tezza. Stiamo vivendo i giorni dell'ottava di Natale. Ed il Natale ci porta sempre la gioia e ci fa scoprire il bello della famiglia. Abbiamo così ideato il Natale camilliano nel mondo, una sorta di viaggio spirituale che attraverso i canti delle varie nazioni in cui noi, figlie di San Camillo, da 130 anni curiamo l'uomo sofferente, ci porterà a unirci al canto di lode e di gioia che in tutto il mondo si innalza al Padre per la nascita del nostro Salvatore Gesù. Nel Natale, nei presepi che tutti noi abbiamo anche in casa, contempliamo una madre e un bimbo. Vorremmo quindi dedicare questa serata alla raccolta fondi per l'ampliamento della maternità nel centro Beato Luigi Tezza a Cocumbo, in Costa d'Avorio, centro dove operano le nostre sorelle dal 2009. L'urgenza di poter offrire un'assistenza integrale alla mamma e al bambino, possibilmente con il complesso di ginecologia ostetricia e neonatologia e il blocco operatorio, ci spinge anche a chiedervi di far conoscere questo progetto a quanti ci possono dare un aiuto. È per noi importante salvare le vite di tante mamme e tanti bambini. Ricordo anche che tutto il ricavato dalla vendita del mercatino missionario che troverete fuori sarà devoluto per questa causa. Prima però di iniziare il nostro viaggio, desideriamo rivolgere un grazie speciale prima di tutto alla carissima madre Zelia, che ci ha dato l'input per organizzare questa bella serata. Facciamo un applauso alla nostra madre. Poi un grazie e un applauso ancora più grosso al nostro sindaco Mirko Di Bernardo, che è qui presente, ci ha fatto l'onore di tutto il essere Consiglio qui. Comunale di Grottaferrata, allora. Vabbè, le gaffe ci stanno. Va bene. Ringraziamo anche il signor Filippo Bruni che ci ha aiutato in tutta la parte burocratica. Grazie alla Croce Rossa, i nostri concorrenti, che ci custodiranno come angeli lì nello svolgere di questa serata. Grazie anche alle suore missionarie dell'Incarnazione che si sono rese disponibili ad aiutarci in questo concerto, ma soprattutto grazie a tutti voi che siete venuti, perché la vostra presenza è per noi un segno bello di come il Signore Gesù opera con la sua provvidenza. Ed ora non perdiamo tempo e saliamo sulla stella cometa e iniziamo il nostro viaggio. Il primo posto dove la stella si è fermata è Betlemme. Questa è la nostra prima tappa. Infatti, il primo canto si intitola proprio così, A Betlemme di Giudea, o Gloria in Excelsis Deo. È uno dei canti religiosi natalizi proposti per la liturgia del tempo di Natale. Viene intonato durante le celebrazioni eucaristiche per celebrare la nascita di Gesù. Tratto dal celebre canto natalizio francese Les Anges dans nos campagnes, è stato composto nel XVIII secolo da autore ignoto. Verrà eseguito in lingue. Ancora il nostro grazie alle suore missionarie dell'Incarnazione per il loro aiuto. E dopo questo canto, sempre con tutto il gruppo delle suore, verrà eseguito Verbum Panis. Intanto diamo anche il nostro benvenuto al nostro parroco, Don Claudio. Ah, c'è anche Don Kenny. Vabbè, io non sono di Grottaferrata, vieni qua, dillo tu. Está Padre Lee, Don Kenneth y Don Pier Filippo. Ah. Anche Don Dionico, benvenuto con il suo fratello.
Allora, quindi saliamo sulla stella e iniziamo questo momento così bello di famiglia.
Gerusalemme. Vediamo i sacerdoti zitti, anche le suore. Domanda, ma lo sapete che a Roma c'è una piccola Betlemme? Chi lo sa? Dov'è? Nessuno lo sa. È Santa Maria Maggiore che custodisce dall'Ottocento le reliquie della mangiatoia sotto l'altare maggiore ed era chiamata la piccola Betlemme di Roma. Quindi adesso la nostra stella si poserà appunto sulla città eterna. E i nostri cantori del coro Vannini eseguiranno un primo canto nella lingua ufficiale della Chiesa, il latino. La musica, l'amore, il mistero fusi insieme da una lingua che ancora unisce, soprattutto nella società globalizzata. Il canto si chiama Gaudete, Christus est natus. È un canto medievale natalizio composto nel XVI secolo. Fu pubblicato in Pie Cantiones, una raccolta svedese finlandese di canti sacri pubblicata nel 1582. Questa divertente composizione di Roper Lantam si distingue per un ritmo allegro, simile a una danza, un'esplosione di gioia per la nascita di Gesù. Che la Beata Vergine Maria, madre del Verbo fatto carne, i cui misteri celebriamo nella Sacra Liturgia, ottenga per tutti noi la gioia, la pace e la concordia. Thank you.
dell'ospedale Vannini continua con il Natale nel mondo. La varietà di lingue rappresentano le diverse attualizzazioni, ognuna distinta per alcuni tratti dalle altre, in cui si manifesta concretamente la cultura di ogni nazione. Il mix internazionale è il coro misto dei canti popolari natalizi da varie nazioni, con cui non ci stancheremo mai di evidenziare il fatto che questi momenti di incontro non sono solo culturali, ma anche relazionali, soprattutto in questa festa di Natale dove Gesù è nato per unire tutti i popoli, indistintamente dal colore, razza, lingua o cultura. Thank you.
cantanti italiani un suo risalto. Perché? Perché la rappresentazione della Natività è stata organizzata nel 1223 da San Francesco qui in Italia. Quindi è doveroso fare un omaggio all'italiano con il canto «O buon Gesù, dal cielo tu scendi per me», composto da padre Settimio Zimmarino, un religioso, compositore e insegnante d'italiano. Il suo stile musicale è improntato ad una profonda semplicità, combinata con una ricchezza di suggestione e di atmosfera, per favorire la concentrazione e... Ringraziamo il coro dell'ospedale Vannini e adesso risaliamo sulla nostra stella e andiamo con i canti in lingua inglese, perché per tante di noi, non solo italiane ma insomma da tutto il mondo, qui è stata un po' la culla dove siamo nate al dono più grande che ci ha fatto il Signore, che è la vocazione religiosa. Quindi grazie ancora di cuore, ecco, qui è il cuore dell'istituto, come ho detto prima, qui ci sono i fondatori e la città di Grottaferrata li custodisce in questa cornice così bella, con questi tramonti così meravigliosi. È veramente è un ricordo molto bello per ciascuno di noi e venire sempre qui in casa generalizia è un dono grande. Allora, un po' di storia, non è soltanto i canti, ma come ho detto prima sono 130 anni che l'istituto serve un po' in tutto il mondo l'uomo sofferente. Ecco, in India il carisma di San Camillo è fiorito grazie anche alla lungimiranza dell'indimenticabile madre Giuseppina Calvi. Le prime 5 ragazze indiane entrarono nella casa di Asbach in Germania nell'anno 1965. Dopo la professione e la preparazione professionale, 2 di loro, Sor Ruth e Sor Genevieve, accompagnate da madre Giuseppina Calvi e da Sor Saveria Graffon, il 15 ottobre del 1972 arrivarono nella parte meridionale dell'India, nel villaggio di Kutiyamavail, in Kerala, per dar vita alla prima comunità delle figlie di San Camillo. Da quell'anno la missione camilliana in India ha messo profonde radici. Ad oggi le suore di nazionalità indiana sono 245, sparse in 7 nazioni. 174 svolgono la loro missione in India in 16 comunità, ospedali, scuola per infermiere, case di riposo per anziane, istituti di riabilitazione per persone diversamente abili. Abbiamo una comunità in Sri Lanka e 71 sorelle sono qui in Europa. Poi c'è le Filippine, non è tra le più piccole, ma è tra le più giovani di fondazione.
La Fondazione Intera Filippina è più recente, quest'anno ha compiuto 25 anni. La prima comunità è stata aperta il 13 aprile 1997. Le prime tre sorelle missionarie sono state Sor Marina Marchiori, Sor Ansi Nera Parambam, Sor Graziella Beatriz Guzman. Nel 1999 si è inaugurata la residenza per anziani e quest'anno si è aperta una nuova casa nell'isola di Santa Fe in Cebu. Attualmente le suore di nazionalità filippina sono 26 e oltre a svolgere la loro missione nella loro terra di origine sono anche in Portogallo e in Italia. Quindi un applauso a queste nostre sorelle. Allora, i canti in inglese. Il primo che adesso ascolteremo si chiama Hark the Herald Angels Sing. Ascoltate gli angeli messaggeri che cantano. È un celebre canto natalizio tradizionale. Il testo, che si compone di 5 strofe, di 9 versi ciascuna, parla dell'annuncio degli angeli della nascita di Gesù. Il secondo canto è una canzone amatissima da grandi e piccini, Jingle Bell. È una delle canzoni, come ho detto, più conosciute. È stata scritta? Ho sbagliato. Va bene, allora, riavvolgo il nastro. Seconda canzone, Joy to the World. È un celebre canto natalizio che Isaac Watts scrisse nel 1719 su una melodia del Messia di Handel, da cui è tratto anche Rejoice, il cui testo si basa su una traduzione inglese del Salmo Gioisci figlia di Sion. Thank you.
annunciato prima, lo riannuncio. Jingle Bell è una delle canzoni appunto natalizie più conosciute e amate. È stata scritta da James Lord Pierpont e pubblicata nell'autunno del 1857 con il titolo One Horse Open Sleigh. Le nostre sorelle dell'India e delle Filippine, riprendiamo la nostra stella cometa e passiamo l'oceano e andiamo da una parte in Brasile, poi ritorniamo e andiamo in Portogallo. No, le sorelle di lingua portoghese unite, Brasile e Portogallo unite, divise nella storia e unite nel canto. Mentre si preparano anche qui un po' di storia. La congregazione delle figlie di San Camillo è arrivata in Brasile attraverso i padri camilliani della provincia brasiliana per collaborare con loro nel ministero degli infermi. L'ispiratore di quest'opera è stato il padre Domenico Gava, missionario italiano, che introdusse le cinque prime figlie di San Camillo in terra brasiliana. Queste prime sorelle, di nazionalità brasiliana, dopo la formazione in Argentina, ritornarono in patria il 15 luglio 1946 per svolgere la loro missione a favore dei malati. Oggi la provincia brasiliana è formata da 12 opere, di cui 7 ospedali di medie dimensioni, 4 case di lunga degenza per anziani, è una scuola dove abbiamo dalla materna fino al liceo, un corso per badanti degli anziani e un corso tecnico infermieristico. La maggior parte di queste opere sono nelle zone più povere del Brasile. In Portogallo le figlie di San Camillo sono arrivate attraverso la richiesta di Monsignor Ilídio Fernandes. Fondatrice di quest'opera è stata una missionaria argentina, Suor Ameria Scaramella, che ha dato la vita per questa missione rimanendo in Europa fino alla fine dei suoi anni. Nel 1993 a Lamego si è inaugurata una struttura residenziale per gli anziani. Nel 2015 è stata aperta una casa a Fatima dove le suore, oltre l'assistenza agli ammalati nelle case, collaborano nel santuario di Fatima. Da sottolineare che dalla fondazione del Portogallo le sorelle brasiliane sono sempre state di sostegno e aiuto, unendo Brasile e Portogallo oltre la storia. Ecco, il primo canto che ci faranno sentire, la madre mi corregge se sbaglio la pronuncia, Uma estrela a brillar, brilla una stella. Parla della...
secondo canto, Nasceo o menino Deus, è nato il bambino Dio, un canto in forma di canone per celebrare la nascita di Gesù che è venuto per salvarci e guidarci. Oggi è Natale, parla sempre di una stella che ci orienta verso il Salvatore che sta per nascere, in una grotta e nel mio cuore. Le luci e i colori riflettono l'amore di Dio che ha dato il suo unico figlio per la nostra salvezza. Le campane suonano, la notte è splendente, nel mio cuore oggi è Natale. Nothing.
abbiamo un intermezzo musicale, solo musica, charango e violino, Sornelli e Pamela. Mi dicono di dire che suonano col cuore, dice, ma noi non siamo professionali, ma a noi il cuore ci piace. Allora, dopo questo bello stacco musicale con charango e violino, riprendiamo il nostro viaggio e questa volta veramente andiamo proprio in America Latina e ne abbiamo tre da visitare: Argentina, Perù, Colombia.
Argentina, un po' di storia, continuiamo. E la fondazione? Vabbè, ha vinto i mondiali, va bene, lo sappiamo. Sor Fernanda è super scatenata. Ce la dovremmo servire tutto l'anno, che ha vinto i mondiali, ha vinto i mondiali, ha vinto i mondiali, va bene. Però la fondazione dell'Argentina è nata dal cuore della madre fondatrice, che è stata veramente lungimirante, perché poi dall'Argentina sono nate la fondazione in Perù e in Colombia, e come abbiamo anche detto prima, dal cuore dell'Argentina sono uscite anche le prime sorelle del Brasile. Sono arrivate in America, quindi le prime sorelle, nel 1904, e solo nel 1906 saranno raggiunte da altre 7 suore, più una signorina collaboratrice della missione. Le suore che lasciano il proprio paese il 12 aprile 1906 per arrivare come straniere, immigranti, sono quasi, hanno fatto un mese di viaggio in mare, piene di spirito di fede, di carità, desiderose solo di fare il bene, lottando contro ogni difficoltà. Veramente le nostre prime sorelle hanno vissuto tanta povertà e sofferenza, però, come ho detto prima, i frutti sono stati abbondanti. Oggi l'Argentina conta 5 case dedicate all'attenzione dei malati, degli anziani e dei più sofferenti. Dall'Argentina nascono altre 3 fondazioni, Brasile, Perù e Colombia. Il 14 ottobre 1960 partono gioiose e fiduciose per la terra peruviana Sor Giuseppina Odorizzi e Sor Carmen Torrentegui. Il Perù è una terra un po' particolare per noi figli di San Camillo, perché lì ha vissuto il beato Luigi Tezza, che non vedrà mai le sue figlie. Lui muore nel 1923, le sue figlie arriveranno più tardi. Però la terra peruviana accoglie veramente con grande ardore le prime camilliane, e oggi il Perù è una provincia e conta più di 9 case. Altra fondazione in terra americana è quella colombiana. Attraverso i disegni della Provvidenza, Sor Teresa Capua incontra un sacerdote colombiano che la invita ad andare in Colombia, e Sor Teresa, animata da grande zelo, riceve l'approvazione da Roma, e insieme ad alcune sorelle dell'Argentina e del Brasile danno vita a questo nuovo sogno nella città di Medellin nel 1968. Questa missione nasce un po' come la piccola stalla di Bethlehem, veramente anche qui nella povertà, e si apre la prima casa di riposo. La chiesa era così povera che ricordava la povertà della Sacra Famiglia, e su quest'orme le sorelle hanno visto crescere la missione. Ecco, adesso i canti. Il primo canto che ascolteremo sarà Salve Reina e Madre, canto tipico di Natale colombiano. Racconta la storia dell'asino che si mangia la paglia della culla del bambin Gesù. Thank you.
tutto vorrei che facciamo un applauso al signor Hector, che è venuto a dare man forte alle nostre sorelle e della parrocchia San Camillo e viene dal Perù. Altro canto, e qui è, mi sa che è sempre l'asino che fa da padrone. Sì. Con mi burrito sabanero, canto tipico dell'America Latina, narra la storia di un bambino con il suo asino, va cantando verso Betlemme al suon dei tamburi, tuki tuki. Ciolito Gesù è un tradizionale canto natalizio di origine peruviana. La canzone è orientata alla tradizione natalizia del Perù. Thank you.
torniamo sulla nostra stella e adesso andiamo in Africa. Burkina Faso, Benin, Costa d'Avorio, Togo e Mali. Un applauso alle nostre sorelle. Allora, qui la storia si fa veramente ancora più bella, perché l'Africa era nel cuore del padre Tezza. Nel 1866 lui voleva partire con Comboni, poi la storia ha fatto sì, insomma, che questo viaggio non si potesse più fare, e la volontà di Dio l'ha voluto in Perù. Però 100 anni dopo le sue figlie partono. Nel 1966 i primi ad aprire in Burkina Faso sono stati i padri Camilliani, chiamati dal cardinal Paul Zungrana, e sono stati loro a chiamare le figlie di San Camillo. E nel 1967, il 29 novembre, arrivano in Burkina Faso Suor Camilla Carli, Suor Damiana Barbagallo, Suor Giovina Pellegrini e Suor Carmelina Odorizzi, che sta qui, Suor Carmelina. Per iniziare la missione camilliana, due di queste suore sono già in paradiso e due sono ritornate dalle missioni e sono qui presenti con noi in questa casa generalizia. Ad oggi, nella provincia del Burkina Faso, abbiamo 4 case in 3 città diverse. Grazie alla testimonianza di vita delle prime missionarie e per la grazia di Dio, il Burkina conta oggi più di 120 suore camilliane. La loro missione è di prendersi cura di chi soffre. Abbiamo dispensari, centri medici, c'è l'assistenza a domicilio. Oltre alla cura dei malati abbiamo anche un centro di formazione professionale di sartoria per le ragazze, per la promozione della donna. 12 anni dopo, dalla fondazione in Burkina, Suor Camilla Carli con Suor Rosi partono per una nuova fondazione in Benin, paese che confina con il Burkina Faso, Togo, Nigeria e Costa d'Avorio. Il 18 maggio del 1979, in Benin le suore sono in 3 comunità. Sono 17 le suore attualmente presenti. Anche lì prestano servizio infermieristico negli ambulatori. C'è un centro di prevenzione della malattia infantile, un centro di recupero dei bambini malnutriti e si fa anche assistenza a domicilio. Nel 1998 viene aperta la missione in Costa d'Avorio da Suor Carmelina e Suor Teresa, una delle vocazioni del Burkina. Abbiamo 3 vocazioni provenienti dalla Costa d'Avorio e le suore lavorano nel dispensario e fanno l'assistenza a domicilio. Kokumbo, il centro di maternità che abbiamo preso quest'anno per l'ampliamento, è proprio in Costa d'Avorio. Il 19 settembre del 2014 viene aperta invece una nuova missione nel Togo da Suor Lina Ravanelli e Suor Rosa Boninfanti, tutte e due italiane ritornate dalla missione. Suor Rosa sta qui con noi. In questo paese abbiamo una sola casa e prestiamo il servizio nel dispensario e a domicilio. Recentemente è stata aperta una nuova missione nel Mali nel 2018. Anche lì c'è un dispensario e l'assistenza a domicilio e abbiamo una vocazione del Mali. Per concludere, sottolineiamo che abbiamo anche delle vocazioni provenienti dal Kenya, ci sono 2 sorelle, e chissà che la prossima volta la stella si posi proprio sul Kenya. Intanto le nostre sorelle ci faranno sentire Danse en Table, in una stalla è nato per noi un bambino. Guardate com'è bello, si chiama Emanuele, Dio con noi, è Natale. Thank you.
verso Noel, Noel, Alleluia, Noel. E verrà cantato in Morè, lingua autoctona. Esulti di gioia la terra, cantano gli angeli, Alleluia e Natale. Siamo arrivati alla conclusione e la stella riatterra a Grottaferrata. Il coro di Grottaferrata si può sistemare con due canti proprio di quelli che siamo cresciuti, insomma. Astro del ciel e tu scendi dalle stelle. Thank you.
siamo di nuovo brave. Grottaferrata International, perché da tutto, insomma, il tempo di Natale continua e ci deve accompagnare veramente anche in questo nuovo anno, no? Che domani sera inizierà. Ancora un grazie a tutti voi, in particolare di nuovo, ripeto, anche alla madre, al nostro caro sindaco, al consiglio comunale stavolta, al nostro parroco, con la Croce Rossa che ha fatto D'Angelo Custode, anche alla madre generale delle suore missionarie dell'Incarnazione, abbiamo fatto un bel gruppo. E vorrei prima far tacere la mia voce, che ho fatto un po' da hostess in questo viaggio, e invitare qua i tre magnifici. Chi sono i tre magnifici? Diciamo la nostra madre, perché il nostro sindaco e il nostro parroco. Veramente ringrazio il Signore per averci dato questa possibilità, soprattutto mantenendo anche la giornata buona e non ha piovuto. E a tutti voi veramente ringrazio di questa presenza magnifica, il sindaco che anche veramente ci accompagna, ci sostiene, tutto il suo consiglio, il nostro parroco Don Claudio, e che veramente ci sentiamo in una famiglia. E allora grazie, e che veramente il Signore possa benedire anche le vostre famiglie, e iniziando un anno nuovo, ecco, di pace, con la speranza di che questa pace sempre di più ritorni sulla terra. Il Signore vi benedica e grazie di tutto. Ecco, grazie. Buonasera a tutti, insomma io sono grato e porto i saluti dell'amministrazione di tutta la città. Siete un punto di riferimento prima di tutto spirituale ma anche culturale della nostra comunità, e quindi poi quando si celebrano questi eventi attraverso la musica va sempre oltre, riesce ad andare oltre i linguaggi, oltre le lingue, oltre le parole e arriva al significato delle cose. Quindi ci avete ricondotto all'essenziale, per questo noi vi ringraziamo e siamo a disposizione per costruire insieme una civiltà dell'inclusione, dell'integrazione. Questo Natale è stato ricco di eventi musicali, di eventi culturali, anche di manifestazioni teatrali. Speriamo che attraverso la cultura possiamo trasferire sempre quel valore della legalità, ma anche della fraternità, che costituisce ontologicamente la nostra città. Quindi auguri di buon anno a tutti e grazie alle suore Cammigliane. Magnifici non siamo noi, ma magnifiche siete voi, perché abbiamo potuto godere di tanto bene che fate in tutte le parti del mondo, oltre che qui a Grottaferrata. E lo fate con molta discrezione, molta semplicità, ma anche con tanta gioia. E questo, di questo io vorrei ringraziarvi, ma ringraziare il Signore perché ha suscitato un istituto come il vostro e avete dato a tutti noi questa sera, madre, l'opportunità di condividere con voi questi giorni di festa, e che veramente la gioia e la pace del Signore che nasce ancora nei nostri cuori possa trovare dimora nella nostra città, nelle nostre parrocchie, nelle nostre comunità. E soprattutto oggi vogliamo ricordare le famiglie, perché oggi è la festa della Sacra Famiglia, perché veramente ogni famiglia riscopra questa sua grande vocazione, che è una piccola chiesa, la famiglia. E allora io vorrei invitare tutti a dire una preghiera, la preghiera dell'Ave Maria, e poi se permettete indegnamente vi darò la benedizione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Il Signore sia con voi.
vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Adesso ognuno di noi sale sulla propria stella e se ne va a dormire.